Ecco un po', questo è il chat. Cioè. Ciao ragazzi, benvenuti in questo 13° o 14° episodio. Chi vuoi? Ora non ti dà fastidio il filo. No. Perché l'hai lasciato tu? Episodio dei gadget virali di TikTok. Ragazzi, prima di lasciarvi al video vi volevo informare che per Pasqua su Bulk c'è l'80% di sconto, quindi è arrivato il momento di fare subito le vostre scorte, link in descrizione. Oggi abbiamo trovato veramente dei gadget succulenti e tutto questo grazie a voi. Grazie a me. Grazie a Jumpit che mi ha consigliato di consigliare a voi di taggarmi su TikTok. Mi avete veramente consigliato tantissimi gadget super interessanti. Iniziamo dal primo. Allora, vorrei questo è quello figo, tieni. Questo qui è un beer bottle opener, che potrebbe essere un life changer, ma anche una gran cazzata. Dipende dal fatto che abbiate o meno una apribottiglie. I veri uomini aprono una bottiglia solo con un'altra bottiglia, quindi una birra con un'altra birra. O con l'anello. Minchia, con l'anello dei tasci. Cioè, carcerato style. Allora, premium, sembra ben fatto. Sembra ben fatto. Sicuramente non è adatto ai poveri, quindi se siete poveri apritela con un'altra bottiglia, con o la forchetta o con l'accendino. L'accendino è pericolosissimo. Abbiamo qui due candidati all'apertura. Una bottiglia di salsa, che comunque può capitarvi. Jumpit che vuole sempre capire, diciamo, il come senso parte delle tech cose del video. Niente, quello scende e tu quando infili apri la bottiglia. Minchia, top. Facciamolo vedere anche in camera allora questo movimento. Mi cava il dito? Non ti cava il dito. Allora praticamente vedi come Jumpit che stava notando che tu pressi, lui apre e poi... Però la figata qual è di questo bottle cap opener? La facciamo vedere. Sì, però se ti metti la mano sopra... Ah, così quindi? Certo. Dei bottigli sai sono nera. Aspetta, fammi provare. Ma che stronzata è, figa? È uguale alla bottiglia di salsa. No, ci hanno scammato, frate. Bel gadget della minchia. Scusa, proviamo con la birra fredda. Ah, forse perché? Perché non è fredda. Perché non era fredda, come fa? Ma 100%. E la cosa bella, guardate come resta il tappo. Appiccicato. Magneticamente attaccato. Ora minchia, per suvicchieriamo da questa salsa. Tra l'altro guarda come l'apre. Vedi che il tappo è praticamente ancora dritto. Cioè non... Sono le 11 del mattino. Cazzo, è lo stesso tappo, fratello. L'ho andato a cazzo, rompo. Minchia, mi sto incazzando un cane. Ma può essere che il collo è troppo stretto? Basta per capire se sbatte nel collo. Allora, andiamoci scientificamente. Sembra che stai mettendo il gessetto sulla stecca da biliardo prima di qui. Ah, un'altra cosa. Ah, sì, potrebbe essere, sì. Ingegnere. Bastardone con un po' di cattiveria. E io sono tutto. Figlia, con che violenza. Mi ha fatto riderissimo proprio che hai preso le... Hai calcolato le misure. Bene, alle volte nella vita. Ma che cazzo sta cazzo? Non ti prego, devo fare una foto. Questo è il cane. Dietro la tenda. Dietro la tenda. Primo gadget approvato. Passiamo al secondo. Allora, passiamo al secondo gadget. Per piacere, questo, bravissimo. Questo gadget che mi è arrivato in un packaging veramente minimal, devo dire. Questo qui. È adesso. Non chiedo. No, no. Cosa ti sembra? Un anello vaginale. No, più che anello vaginale, quello per il pene, diciamo che... Anche dai cori. No, quello che ti mette sul pene è quando penetri, va a stimolare il clitoride. Ma non è quello. Ma non è quello. Che cosa l'hai comprato? L'ho comprato quello che c'era. È piccolo. Porco bostia, è piccolissimo. Ma è un anello praticamente. Questo lo sai che cos'è? È un control, un remote per TikTok. Per scrollare i video su TikTok. Per scrollare, no. Questo quando pranzi è top. Questo te lo metti qua e cominci e fai così. No, proviamolo subito. Lo proviamo immediatamente. Colleghiamo il cellulare di Jumpit. Minchia, ma sarà carico su cosa? Ma come minchia si usa poi secondo te? Si fa il pairing semplicemente? Sì, ci sarà un tasto? Sì. Che non accende manco per la mia minchia. Potrebbe essere scarico. Dispositivi sicuro non ne troviamo. Secondo me va caricato, che ne pensi? E mettiamolo in carica e lo proviamo dopo. Tanto quanto ci vorrà caricare una batteria di un volt. Infatti. Perfetto, allora passiamo al gadget 3 e poi faremo un ritorno pindarico al gadget 2. Tanto montaggio, ma che cazzo. Quello sarebbe il terzo gadget. Prima di registrare ci sono dare le botte al cane. È tipo il video del TikTok. How dads say hello to dogs. Come salutano i cani i padri. Bello cane. Tom, tom, tom. Passiamo al terzo e ultimo gadget. Cioè qualcosa che ho sempre voluto provare, ma che non ho mai avuto il coraggio di acquistare fino in fondo. Cioè il back
cracker, cioè uno scrocchiatore, letteralmente l'ho cercato così su Amazon, scrocchiatore per la schiena. Questo qui in realtà sembra una stronzata, ma potrebbe essere uno di quei gadget medici, comunque fisioterapici. Questi spuntoni sono approvati dai medici? Questi sono fatti di proposito per poter andare ben in fondo. A me mi scoppia tutto in ia, al contrario. Pin, ok, adesso questo sicuramente si incasterà qui. Non c'è neanche un piezo, scusami. Ma infatti si piega? Certo che si piega. È la madonna. Si deve inarcare. Minchia, ma si deve inarcare un botto. No, ma di più lo devi fare. Allora, tu tieni quello sotto. Ora mi rompere le braccia. Leva le mani di merda. Leva le mani del... Fatto. Oddio. Mamma mia. Minchia, è rischiosissimo. Se questa cosa quando ci siete sulla schiena vi parte, vi fatti per bag, vi porta via. Come una catapulta. Ma quanto non è sicura sta roba? C'è solo un modo per scoprirlo, andarlo a provare. Lo devi fare tu. Eh certo, lo dobbiamo fare un po'. Però c'è il femore rotto, adesso anche la schiena è rotta. Dai, andiamo. È una cosa che non mi mette a mio agio. Uno, perché mi sembra veramente una cinesata di merda. Il fatto che l'abbia pagato 10 euro, secondo me, conferma le mie... Cioè, voglio far vedere quanto si inarca dal pavimento. Cioè, è una roba no sense. Mi pare una strozza. Ma poi come si dovrebbe usare? Mi ci devo sdraiare? Sì, ci devi sdraiare sopra, certo. No, compa. Cazzaria. Aspetta. No, mi pare una cazzata. Ecco che arriva sapientemente. No, compa, più indietro, secondo me. Deve prendere dalla fascia lombare in su, presumo. Ma da per un momento. Mica, non è il momento di leccare. Oh, non vedo un cazzo. Dove dai, è in arca, ti vai? Sì, però su, toccare, se metti in avanti. Vai. Vai, 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 non ti scivola. Porca. È abbastanza raccapricciante. I culi neri. E quindi? Funziona, sta funzionando? Mi fa male tutto. Respira a fatica. Cosa dovrebbe fare, scusami? Sta morendo, frate. Non riesco a parlare e respirare. Mi dovrebbe scracchiare la schiena. Ma che cazzo è so, sì. Alzati. Che stronzata. Ma scusa, un po' forse l'ho sentito. Certo. Provalo anche tu. Sapeva io. Magari sono io che ho già la schiena scracchiata. Proviamo se magari a te funziona meglio. Io ti tocchi per vedere se ce l'hai la schiena. Porco d***o. Buongiorno. Buongiorno. Capisco cosa provare. Leva le mani, alza le braccia. Guarda quanto cazzo ti si larga. Da morire. Ragazzi, c'è chi fa pancapiano con questo arco lombare. Porco, non è impossibile. Cioè, non mi riuscivo a appoggiare la testa perché non ci arrivavo per terra. Che dolore. Scusa, lo voglio riprovare. Perché in teoria... Comunque è vero che ti manca il fiato. Sì, compa, non riesci a respirare perché ti schiacci i polmoni. Allora è lung cracker, non è back cracker. Compa, è inutile che lo riprovi, secondo me. Cioè, un minimo di crack. È che non lo voglio fare, diciamo, velocemente, perché ho paura che mi vengano di nuovo i dolori intercostali. E quindi lo faccio lentamente. No, comunque gliel'ho detto alla mia fisioterapista l'altro giorno. Viene utilizzato. Ma sì. A bere come minchia si usa. No, l'ho sentito un crack, adesso l'ho sentito. Poi io ho sentito pochissimi crack. Però, cioè, se lo faccio a mano risolvo di più. Come fai a mano? Così. Così. Dai, mi fai cacare. E che devo fare, un po'? Che alzati. Bocciato. Dopo la cocente delusione del terzo gadget, no, torniamo al secondo, cioè il fingertip. Quindi Jumpitech, che vediamo se adesso il pairing funziona. Lui sta lampeggiando. Questa cosa da makeup artist non l'ha mai capito come l'ho abbinato. L'hai abbinato già, minchia. Quindi adesso io me lo metto. No, minchia, già si è spento. No, aspetta, sei fermo. Non credo che sia un sensore, credo che debba solamente schiacciare. Non ci sarà mai un sensore di prossimità. Schiaccia. Che cosa hai fatto? Swipe invece. Vai. No, ma ti sto like. Col doppio tap. Con un tap che Cristo allora, fa. Devi swipare per forza. Scusa, per essere messo al contrario. Ma che cazzo fa? Se si deve configurare, aspetta. E come? Non ha marca. Fingertip. Che stronzata. Non funzionerà mai questa ora. Ho pagato un euro. Questo che fingertip video controller. Secondo me questo serve per avviare e stoppare la registrazione. Ti giuro su Cristo che la pubblicità per il quale l'ho comprato era che funzionasse come scrollatore di acqua. Infatti dicevo, ma che cazzo è? Non puoi scrollare col dito. Secondo me avvia... Aspettiamo Jumpitech, no, che arrivi alla soluzione. No, video sì? Ti simula il touch del dito. Infatti guarda, ecco perché tu dici ti scorre. Guarda un attimo, aspetta. Vai Jumpitech, facci vedere.
Visto adesso sta tappando in alto. No, ma può essere che simula l'ultima gesture. Come costa? Funziona. Che stronzata. Dammi TikTok. Sono una beata minchia. Signori, un ingegnere è un esperto di tecnologia da anni. Distrutto. Ma si è fatto male. Ok. Molto bene. Ragazzi, questo era il fingertip video controller. Ovviamente, diciamo, come si può vincere. Basta, arrendiamoci, fa cacare. Deve per forza funzionare, può essere anche una merda. Per me è assolutamente bocciato. Giampi, che l'abbiamo perso. L'episodio di oggi è stato un pelino fallimentare. Noi speriamo che comunque il video vi sia piaciuto. Continuate a consigliarci i gadget su TikTok taggando Real Murri. Però se sti smorbi, voi, cioè se iaculi mentre io parlo, non si sente un cazzo. Quindi taggatemi e io andrò a vedere in maniera meticolosa tutti i tag sotto i video, sperando di trovare qualcosa di più interessante di un fingertip video controller. Al prossimo video.